Questo programma è presentato da Villaggio Rasciada, Castelsardo, Fondazione Mission Bambini, Ditutto.it, GenWeb Agency, Sasso Marconi, Rockattle Music Sound Studio. Grazie a innovazione, creatività e competenze, siamo leader nella progettazione e produzione di imballaggi in carta e cartone. Per contribuire al successo della tua azienda, contattaci allo 0546 51091. Picchetti Fustelle, via Martiri di Felisio 3, Solarolo. C'è sempre nel mio cuore quest'aria di paese, ci invita a far l'amore. La briscola il 3-7 si gioca all'osteria e col bicchiere in mano si canta in allegria. E quando viene la notte romagnola, romagnola, la mimorosa bella e campagnola, ci invita a far l'amore, amor senza pretese. E viva la Romagna, e viva il Sangiovese. E viva la Romagna, e viva il Sangiovese. Romagna e Sangiovese, c'è sempre nel mio cuore quest'aria di paese, ci invita a far l'amore. La briscola il 3-7 si gioca all'osteria e col bicchiere in mano si canta in allegria. E quando viene la notte romagnola, romagnola, la mimorosa bella e campagnola, campagnola, a far l'amore, amor senza pretese. E viva la Romagna, e viva il Sangiovese. Ci invita a far l'amore, amor senza pretese. E viva la Romagna, e viva il Sangiovese. E viva la Romagna, e viva il Sangiovese. Meraviglia! A Tambur Battente Show con l'orchestra di Mirko Casadei. Ciao Daniele. Fantastico. Ringraziamo, stiamo ancora dandolo, naturalmente lui è a Sciara, dopo adesso fra un pochino va a Sciara. Ci prepariamo. E ringraziamo anche la regia di Francesco Dardari, il nostro capo tecnico che tu conosci molto bene. Thomas Tassinari. È il grande, che è diventato papà, eh? Sì, di Elia, anche lui, di Elia. Anche tu hai speranza. Sì, anch'io ho speranza. No, volevo dire che Tambur Battente Show porta fortuna, quindi guardatelo perché porta fortuna, perché la signorina qui alla mia sinistra, lei veniva qui da noi, Simona, a Simona cantare, sì, da solista, poi ha conosciuto il grande Mirko e oggi è la cantante. È vero? È vero? Dai! No, volevo ricordare, i Modà, per esempio, vennero qui. È un talent scout. No. Tu, tua sorella, Carolina. Salutiamo anche Raul. Sì. 80 anni, ma sai che io sono un po' preoccupato? Di cosa? Perché vabbè, tu per 150 anni farai il capo orchestra, insomma, ma forse dopo secondo Raul e Mirko ci sarà un altro Casadei? Io sono già nonno, c'è già la mia bimba Noa, che ha 4 anni, bellissimo, già canta. Noa è come la cantante, come Noa, sì. Noa. Ok, bellissimo. Oh, adesso tu lo sai che tutti gli anni c'è Ugo Conti, fare, sì, ma che dobbiamo fare? No, perché lui è un po' innamorato della molto innamorato della sua orchestra. Prima di tutto, bravi tutti quanti. Lui è innamorato della cantante della mia orchestra, sì. Ugo. No, ma lui è sposato. No, è un ragazzo morigerato, vero? Molto, molto, sì, sono molto affettuoso, per cui. Sì. Però insomma, non ho capito infatti, nulla. No, è carina Simona, no? Molto. Però è molto già fidanzata.
Vabbè, beata lei. Beata lei. Sei felice? Sei felice. Allora l'importante adesso noi li facciamo. Dai, ciao. No, tu che cosa volevi fare con l'orchestra? Cosa devo fare? No, perché non lui so, è una grande orchestra, ma non possiamo tutte le volte improvvisare, no, capisci? Vabbè, facciamo magari qualcosa che abbiamo già fatto in passato. No, dai, anche no. Perché scusa, tu sei un grandissimo attore, sì. Ma come cantante posso dirlo? Faccio schifo? No. No, dillo. Cioè, no. Mi hai chiamato per dirmi sta roba qua. Mi potevi telefonare, me lo dicevi al telefono. Che... No, ritrovavamo tutto qua. In televisione quanto. Lo sa più gente. Dai, no, sto scherzando. Non so quello vuoi che fare volete. Romagna mia? Va bene, con loro sì. Non la so tutta però, Vabbè, dai, ti viene c'è Simone. E viva la Romagna e viva il San Giovese, basta questo qui. No, tu devi fare Romagna mia. Va bene, d'accordo. Romagna mia che quanti anni ha compiuto Mirko? Beh, Romagna mia ha tanti anni perché è stata scritta nel 54. Esatto. Quindi sono tanti anni. Insomma, l'età in cui quasi, sì, più quasi. O meno. Che poi era nata come casetta mia. Esatto, è nata come casetta mia, sì. Poi l'intuizione di un maestro d'orchestra molto importante, esatto. Ha avuto l'idea di chiamarla Romagna mia e da lì è diventato successo. Pensa che era un pezzo di riserva, sì. Il secondo Casadei teneva nel cassetto, sì. E poi venne a mancare un solista che doveva fare un pezzo orchestrale e scelsero questa canzone, poi la chiamarono Romagna mia, è stato un successo. Tante volte le riserve diventano determinanti. No, dopo Un sole mio da TCAE è il brano più suonato in Italia. Cioè, mi ha fatto venire poi qua. C'è la canzone di tuo papà, Ciao Mare. Ciao Mare. No, scusa, dopo che dunque chi l'ha cantato Romagna mia? Beh, adesso il primo cantante non mi ricordo. No, di artisti internazionali. Da Pavarotti, a Laura Pausini, Gloria Gaynor, pensa un po'. Gypsy Kings. Allora posso cantare Papa anch'io. Giovanni Paolo II. È una delle canzoni preferite. Papa. E tu pensa, adesso anche Ugo Conti si è messi bene. Ecco. Grazie. Però io faccio il coro con voi. Tutti insieme, dai. Anche voi, tutti quanti. Romagna, Romagna mia, lontan da te non si può stare. Sento la nostalgia di un passato, ove la mamma mia ho lasciato. Potrò scordar casetta mia in questa notte. Ugo, sei pronto? Entri tu, vai. Io canto per te, Romagna mia, Romagna in fiore, tu sei la stella, tu sei l'amore. Quando ti fatto cantare anche Romagna mia, così sei a posto. Ecco qua. Adesso il repertorio. Anche Ugo Conti ha cantato Romagna mia. Ecco, te pensa un po', dopo il grande Big Luciano. No, io adesso, guarda, stiamo veramente improvvisando, come la vera TV. Però si può improvvisare, attenzione, quando ci sono dei grandi professionisti, non si può improvvisare. E loro, facciamoli un applauso, sono dei grandissimi professionisti. Bravissimo. No, guarda, io adesso, ti piace il basket? Molto. Guarda, è arrivato qui ora perché rimarrà alcuni giorni con noi un grandissimo, conosciutissimo in America, sta portando la nostra cultura in America. Lui adesso lo chiamo su, guarda, sono anche un po' emozionato. Il grande mi fai una musichetta? Mi fai una musichetta? Il grande Dan Peterson! Fenomenale! Ecco qua. Conosci Ugo Conti, vero? Ciao, grande milanista, tra parentesi. Non può essere perfetto da Peterson. Non parliamo di calcio, parliamo di qualche altra cosa. Sono amico di Galliani più che altro. Galliani non è più al Milan, non so se sono ancora milanista o no. Però, Senti, ma Romagna mia, in America la conoscono?
In montagna, in Romagna Mia, ragazzi, complimenti, ok? Anche adesso ti frega, te la fa cantare, eh? Quindi, no, Romagna Mia conoscevo, che conosco ovviamente Sacchi e Zaccheroni, quelle cose. Esatto, esatto, tutti i romagnoli. Tra l'altro Zaccheroni dello stesso mio paese, Sacchi, insomma la Romagna per il, sì, lo sport è una, un bel territorio. Esattamente, e quindi l'inno nazionale della, della Romagna, esatto, è questo qui. Quindi, sport e musica anche. Esatto, poi ho allenato a Bologna, alla Virtus, per 5 esatto, anni. Quindi Emilia Romagna, se poi non si può dire Emilia e Romagna, cioè, c'è una diatriba su questo. Ho chiesto a uno se emiliano o ero romagnolo. Dicono che tu arrivi in Romagna quando ti offrono il vino al posto dell'acqua. No, sono astemio per la verità, quindi non è vero, però mi piacciono lì perché c'erano tutti quei posti lì, vado bene a mangiare benissimo e quindi... Però qui siamo in Trentino, anche il Trentino è molto... Sì, anche io vengo qui ogni anno con mia moglie in Trentino, a Folgoria, fra l'altro, che è come Andolo, 1000 metri di altezza, 1000 abitanti, andiamo lì per il camp di basket fatto da romagnolo, da Renato Carole, che è proprio da Lugo, ok? Quindi è lui che ho chiesto a lui, ma tu sei romagnolo? Avrei fatto meno danno con uno schiaffo in faccia, okay? Quindi, mi fai un regalo, lo so che vabbè, non è pubblicità, nel senso che mi fai te. Questo ti devo staccare una fattura, ok? Quindi... No, lo vedo così, al posto del commerciale, cioè del prodotto, mi dici Raul Casadei, Mirko Casadei. Mirko Casadei per me è numero uno. Questa è bella. Ma tu ce l'hai una canzone che... Perché guarda, loro sono dei professionisti, adesso si arrabbierà Thomas perché qui proprio stiamo andando... C'è una canzone italiana che tu ami? Well, io amo, ho amato tanti, De Benato, De Battisti, quelle lì. No, proprio ti facciamo cantare? No, io no. Ho cantato a Chicago nel passato, ma in americano non... Non fare un pezzo di Frank? No, non Frank, facevo folk country, quelle cose lì, quindi quelle che, non per voi, ok? Quindi, no, sei il country italiano. Noi no, siete bravissimi, ok? Vasco Rossi potresti farlo. Poi mi piace, non riesco a farlo io, però ovviamente Vasco Rossi ha una vita, come si dice? Pericolata sul pezzo fuori. Poi ha fatto lui a Sanremo con questo, ha fatto 7º posto, ma come si può fare, ok? Quindi in indagine arrivò ultimo addirittura. Ultimo, sì. Non esiste la canzone che è un mito per tutti, questa canzone. Anche, tu pensa anche che tu. C'è il direttore Rai degli anni 60, sì. Siccome l'introduzione, quando arrivarono i Beatles in Italia, la fece... come si chiama il napoletano? Peppino Di Capri. Tant'è vero che tutti i filmati che ha la Rai... gli fece Peppino Di Capri con la sua telecamera e qualcuno disse: scusate, ma arrivavano questi quattro da Londra, non andiamo a fare nessuna ripresa, nessun servizio. L'allora direttore Rai, spero che si sia suicidato, disse: chi? Questi qua tra 3 mesi non se li ricorda più nessuno. No, tra l'altro intuito. C'era Peppino Di Capri nel manifesto grande così, sì, certo. Anche Laura Pausini, un concorso, se non posso dirlo, molto importante, un giurato disse: guardi, lei è meglio che vada a fare le tagliatelle. Questa era Laura Pausini. Ok, sì. Vabbè, c'è qualcuno che anche sbaglia, non ci sono problemi. Bene, allora Dan, adesso voi uscite di là perché poi noi ci vedremo nei prossimi puntate. Il grande Dan Peterson, Mirko Casadei, Ugo Conti. Grazie. Salve, ciao ragazzi. Grazie. A noi invece adesso andiamo a conoscere qua nel talk, insomma, qui a proposito di americani, è conosciuto, dopo conoscerai Dan Peterson. Tu sei Miss Mamma, giusto? Sì. Miss Mamma. Però tu alcuni anni fa, perché sei giovanissima, hai conosciuto Trump. Sì. Perché io ho letto qualcosa di te su un settimanale, no, anzi un... cos'è, La Verità, giusto? Non è un settimanale. E un quotidiano, che tu hai conosciuto Trump. Sì, quando ho fatto Miss Italia nel 2002, ho vinto la fascia di Miss TV, Sorrisi e Canzoni. Ah. E durante questa manifestazione sono andata in un hotel dove dovevamo consegnare dei premi sempre tramite Miss Italia. Mm-hmm. E lì ho conosciuto il suo manager e mi fa: senti... Ah, manager proprio? Sì. Perché lui è imprenditore, quindi... Sì.
lui aveva anche una catena di hotel e davano questo premio che si chiamava Star 5 Diamond Award, un premio prestigiosissimo per gli hotel, e mi ha chiesto se volevo andare a New York. Quindi non cioè, mi sono... ti ha un po' corteggiato? Beh, il manager sì, il manager sì. Ho capito. E mi fa, guarda, ti va di venire a New York, parli con Trump, che all'epoca era comunque un imprenditore importante, e perché vorrei proporti per Miss Universo. Quindi ho preso l'American Airlines, per la prima volta in vita mia su questo aereo meraviglioso. Sono arrivata a New York e c'era una limousine enorme che mi aspettava. E mi sono sentita principessa per 3 giorni, quindi poi ero in questo hotel bellissimo a New York, proprio nella Fifth Avenue, e poi sono partita e sono andata ad Atlantic City, questo durante i 3 giorni, e ad Atlantic City ho premiato un hotel, sempre tipo Valletta, e poi sono andata di nuovo a New York e lì sono andata alla Trump Tower e ho conosciuto Trump. Ma che tipo è? Perché adesso non è molto amato, perché sull'ecologia sta facendo diversi errori. Insomma, poi lui ha cavalcato l'onda. È una persona che sta dividendo moltissimo il mondo. Questo sicuramente sta facendo delle scelte impegnative che sicuramente dividono. Però io non è che appoggio quello che lui sta facendo, però voglio dire, lo ammiro come persona, perché finalmente è una persona però si dice che lui con le donne sia molto affabile, molto affabile. Però è stato un gentleman. Sì, molto gentile, molto disponibile. Ma c'era già Melania? C'era già Melania, quindi bellissima donna. Bellissima, molto molto bella. Io non ho avuto la fortuna di conoscerla. Comunque quando siamo saliti... Tu sei un'imprenditrice, vero? Io sì, ho un'attività di forniture industriali. Ah, ok. E sono in società con mio fratello da 14 anni, perciò... E abiti? Io abito a Trissino, che è in provincia di Vicenza. Vicenza. Bellissima Vicenza. Grazie. Bellissima. Sì, grazie. Quindi voglio dire, lui assolutamente si è comportato come un vero signore. Sì. Poi io sono stata presentata per Miss Universo, però ad un certo punto... Aspetta, fermati un attimo, riprendiamo, perché lo sai, questo è un programma a tambur battente, show. Yes. Adesso andiamo a vedere, perché ci sono due meravigliose ragazze. Ben arrivate, ciao, ragazze! Ciao, scusa, trucco, parrucco, vestito, babà. Ma ci devi scusare, è perché non ci siamo immerse nella lettura questa mattina. Ci siamo perse insieme alle Follie Retro. Sì. Abbiamo qualche grillo per la testa. Fa vedere? Sì, guarda un po'. Paganella Dolomiti, il magazine. Paganella Dolomiti è il magazine e abbiamo scelto la destinazione di domani mattina. Ah, ok. Tanto stress, sì, vogliamo un po' vogliamo di relax, un po' di meritato. Le ragazze sono le Follie Retro, ci canteranno. Sì. The lady is a tramp. Eccole qua. Grazie. Le Follie Retro. She loves the theater, but she never comes late. I never bother people that I hate. That's why this chick is a tramp. She doesn't like cracking with Ben and Earl. Oh no! Won't go to Harlem in ermine and pearl. And I definitely won't dish on dirt with the rest of us girls. That's why the lady is a tramp. A tramp. I love the free, fresh wind in my head. Life without care. Oh, I'm so broke. It's all. I hate California. He's calling himself. That's why the lady is a tramp. Oh, the beach is divine. And I love the Yankees. Teeth just fine. I follow Randall's and Park. She sings every line. That's why the lady is a tramp. I love the prize fight that isn't a fate. Won't go to Robert in Central Park.
she goes to the opera and stays wide awake. Yes, sir, too. That's why the lady is a tramp. I love the green grass under my shoes. What can I lose? 'Cause I got no dough. Oh no, I'm all alone when I'm doing my hair. That's why the lady is a tramp. So broke, let's go. Hates California, it's gone and it's down. That's why the lady is a tramp. That's why the lady is a tramp. Grazie. Grazie. Bentornati dopo la pubblicità, ragazze, chi mi avete portato? A regalarci la magia di nuovo qui con noi, il nostro mago Eldin. Salve, grazie, ecco qua. Grazie sempre per guarda che onore, avrai Memore Migi che ti fa il tappetino musicale. Ah, ecco qua. Insomma, io volevo per questa puntata, caro Daniele, volevo spiegarti un po' come è stato il mio esordio televisivo. Okay. È un piccolo aneddoto che racconto sempre. Dunque, era il lontano 1995, sì. Quando l'anno di nascita di Thomas Tassinari. Vai. Quando nell'auditorium della Rai. No, senti Memo, senti che ti fa. Allora lo racconto un po' più soft. Quando nell'auditorium della Rai un signore che si chiama Letterio Magazzù mi portò da Sergio Iapino e disse: guarda un po' questo ragazzo cosa fa. Io ero un ragazzo, sono un ragazzo. Allora io presi davanti a Raffaella un fogliettino e commetto a favore Raffaella di camera. Carrà. Sì, Raffaella Carrà. Là, la telecamera è là. Presi un fogliettino. Lo piegai in questo modo, così, a distanza ravvicinata, Raffaella era molto vicino perché era in sala trucco. Chiusi questo fogliettino, soffiai, prima da questa parte si trasformò da un lato, attenzione, sempre stretto in camera, poi soffiai dall'altra parte e si trasformò anche dall'altro lato e apparsero le nostre famose 10.000 lire. 10.000 lire. Allora che successe? Che successe? Che Raffaella guardò subito Sergio, disse, ma questo è a distanza ravvicinata, è vicinissimo. Portalo su, mi fecero il contratto per Caramba che sorpresa. Eccolo qua! Grazie mago! E di solito la mattina dovete sapere che un mago quando si sveglia fa questa cosa qui, che ma anche scusa, il nostro nella carta d'identità c'è scritto mago? No, non la carta d'identità, artista. Artista. Ecco, questo anche il nostro memo, mago quando si sveglia la mattina fa questo, prende dei fogliettini bianchi, 1 2 3 4 e 5, ok? Si guarda allo specchio. Soffio magico e praticamente avviene questo, è tipo bancomat personale, no, lo fa tutte le mattine il mago. Questo non devi insegnare, dovrebbe insegnarlo a gente. È meglio di qualsiasi altro lavoro. C'è una signora lì che ha fatto, dice, ma mi dà, ti do i fogliettini. No, dovrebbe insegnarlo a Gentiloni perché abbiamo un debito pubblico. Vero. Grazie. Grazie a voi, ciao, grazie. A dopo, ciao. Oh, adesso ci ritornano e quindi prepariamo qua, è tutto in diretta, quindi facciamo un applauso anche ai nostri meravigliosi tecnici, esatto, le folie retro, eccole, guarda che meraviglia, guarda, cose sono qui, cambiate, sono in rosso, sono delle anche loro, wow, delle magie, ragazze, tac, e cambiano colore, che cosa cantano? All About the Best. No, ma lo doveva dire Vittoria. Non lo sa. All About the Best. No, ma lei è fidanzata da alcuni mesi e la ragazza è un po' è innamorata, eccole qua, folie retro. It's pretty clear, I am no size 2, but I can take it, like I'm supposed to do. 'Cause I got the boom boom that all the boys chase it, all the right dunk and all the right.
places. I see this magazine working the Photoshop. You know it's stuck and real. Come on, don't make it stop. If you got your deep, your deep, just raise it up, 'cause every interview is perfect from my bottom to the top. My mama, she told me, don't worry about your size. She says boys like a little more booty to hold the night. You know I won't be no stick figure silicone Barbie doll. So if that's what you're into, then go ahead and move along. Because you know I'm all about the bass, about the bass, no trouble. I'm all about the bass, about the bass, no trouble. I'm all about the bass, about the bass, no trouble. I'm all about the bass, about the bass. I bring me 45. Go ahead, it's gotta want to be designed. Now she's just plain, I know you think you're bad, but I'm here to tell you every inch of you is perfect from the bottom to the top. Hey, my mama, she told me don't worry about your size. She says boys like a little my booty to hold the night. You know I won't be no stick figure silicone Barbie doll. So if that's what you're into, then go ahead and move along. Because you know I'm all about the bass, about the bass, no trouble. I'm all about the bass, about the bass, no trouble. I'm all about the bass, about the bass, no trouble. I'm all about the bass, about the bass. I'm all about the bass, about the bass, no trouble. I'm all about the bass, about the bass, no trouble. I'm all about the bass, about the bass, no trouble. I'm all about the bass, about the bass. Eccole, grazie, bravissime. Grazie. Torniamo al talk. Allora, Francesco, ma senti, tu sei medico. Cioè, io leggo, medico. Psicoterapeuta. Sessuologo, clinico, qui l'argomento si fa, mental coach, scrittore, attore, musicista, cantautore. Scusa, tu sei fidanzato, sposato? No. No, e infatti, chi te piglia? Tutte ste robe, ma... poi hai fatto, no, aspetta, hai fatto la tua tesi, psicopatologia, transessualismo, studio su 34 soggetti transessuali. Sì. Oh, ma sei un genio. Perché hai scelto proprio la sessualità? Perché ho capito quanto è importante per l'equilibrio psico-socio-affettivo di ogni persona. Cioè, se noi stiamo bene con il nostro Eros, che poi è un'energia creativa con la quale noi investiamo tutto quello che facciamo, le passioni nascono dall'Eros, Daniele. Quindi l'Eros, come diceva Freud, la libido, non è altro che quell'energia che noi mettiamo in gioco attimo dopo attimo nel vivere il nostro quotidiano. Se non riusciamo a canalizzarlo nel modo giusto, noi ci perdiamo tutto e smettiamo di essere felici, non ci crediamo più. E se uno la donna non ce l'ha o... se uno è single, come fa? Se uno è single, l'Eros in prima battuta tu lo riversi su te stesso. Ogni bambino quando nasce vive una fase chiamata narcisismo primario, in cui è lui stesso l'oggetto del proprio investimento. Ah, okay. Quindi okay, se io imparo a volermi bene, del resto non lo dico io che sto piccolino, l'ha detto qualcuno di molto importante, ama il prossimo tuo come ami te stesso. Se non riusciamo a volerci bene, quindi a prenderci cura di noi, Daniele, a innamorarci delle piccole cose, di un caffè che sorseggiamo al bar, di una fettina di prosciutto che mangiamo così, fuggevoli, noi non riusciremo mai a voler bene ad un'altra persona. Quindi chi non ce l'ha, incomincia ad imparare come si fa amando se stesso. Ascolta, sei bravissimo, sei anche molto televisivo. Ascolta, Francesco, ma esiste il colpo di fulmine? Sì, il colpo di fulmine è quell'incanto che tu hai nell'immediato, quando ti accorgi che qualcosa ti richiama qualcosa di tuo. In questo senso esiste, cioè io individuo in quella persona, in quella dimensione che sto vivendo, qualcosa che mi richiama, quindi che mi fa sentire importante. Però da lì devo costruirla quell'esperienza. E l'amore eterno? Anche l'amore eterno esiste. È difficile. Dobbiamo solo capire che cosa intendiamo per amore eterno. Se amore eterno significa
vivere il mio progetto di vita, imparando a sacrificarmi attimo dopo attimo per la scelta che ho fatto, dalla quale ne traggo però sempre beneficio, perché se io non ne traggo beneficio, se non riesco ad essere felice mentre vivo, quell'amore, anche se lo porto avanti come idea, sarà comunque finito. E ma esiste nella misura in cui riesco a prendermene cura, Daniele, come progetto. Patrizia, sei mamma, perché sei Miss Mamma, per forza sei mamma. Se avete delle domande, ma tu scusa, posso adesso, non vorrei fare una gaffe. Sto guardando il tuo pancino. Non è che stai aspettando un bimbo? Sì, sì, tra settimane. Beh, dai, facciamogli un applauso. Non è che partorisci qui, no? Perché fra tre settimane. Scusa un attimo, hai già fatto, sai già se è maschio? Sì, un maschio. Aspetta, dicendo io, è un maschio, tanto c'è Becco al 50%. E poi è una bimba. No, un altro maschio. Ha un altro maschio. Sì. Si chiama? Lorenzo e Cesare. Cesare. Ah ok, no, perché il nostro tecnico capotecnico, cioè anche lui è diventato papà, infatti vedi, in questi giorni lo vedo un po' distratto, giustamente si chiama Elia. Ti piace Elia? Sì, un bel nome. È un bel nome. Sì. Allora, essere genitori è una cosa molto difficile. Sì, è un compito, è una esperienza che riveste grande difficoltà perché è importante. Tutto quello che è importante è difficile, altrimenti sarebbe scontato, banale. Noi ci perdiamo nella scontatezza e nella banalità. Essere genitori è una grande sfida, nella misura in cui riusciamo a credere di essere importanti per quel figlio o per quella figlia per un certo tempo, Daniele. Dobbiamo abituarci a far crescere il nostro bambino, la nostra bambina, cercando di far sì che possa, giorno dopo giorno, diventare autonoma ed indipendente. Molto spesso noi genitori non ce ne accorgiamo, ma ci sostituiamo ai nostri figli. In questo senso li limitiamo tantissimo e non facciamo sì che loro possano poi diventare persone in grado di realizzare la propria pienezza esistenziale. Questo in Italia, perché in altri paesi, per esempio, non c'è questo... È già diverso l'approccio che si ha. Io faccio dei corsi addirittura su questo. Mi sono anche preoccupato di produrre del materiale audio-video che vendo online e che attraverso libri cerco di dispensare, perché credo moltissimo che tanta infelicità di noi adulti derivi da quello che abbiamo vissuto quando siamo stati bambini. Se noi bambini e adolescenti riusciamo a vincere a vivere e a vincere quelle paure che tutti i bambini e tutti gli adolescenti provano, i mostri degli incubi, se noi riusciamo a superarle con l'abbraccio silenzioso dei nostri genitori, noi diventeremo persone adulte di successo. Adesso invece andiamo ad ascoltare una storia che ha dell'incredibile, una storia che parte dall'Africa, grazie a un grande personaggio televisivo, scritto tantissime... Memo Remigi, andiamo a conoscerlo qua nel nostro... Sono con Remo. Ecco. Con Remo. Remo. Sì. Memo Remigi. Memo. Vabbè, sì, vabbè. Scusa, ma non sono l'unica a sbagliare i nomi. Aspetta, perché... aspetta. Allora, c'è questo progetto... Bella che voi permetterti queste date. Vabbè, questo è... Ma era tutto preparato, Sì, era uno scherzo. Raccontiamo un attimo questa storia che ha dell'incredibile. Allora, questa innanzitutto è una canzone nuova, che è la prima volta che presento, e volevo farlo qui, proprio da te. Grazie. Perché è una canzone praticamente che non esiste, perché okay. Praticamente non c'è. Non c'è perché è stata realizzata in Africa. Io sono un frequentatore dell'Africa, amo molto l'Africa, famoso Mal d'Africa. Adesso ci sono quelli, gli africani che vengono da noi, sì. Io invece vado sempre in Africa. Da loro. E ho realizzato questa canzone illustrando le bellezze dell'Africa, quello che tutti noi quando andiamo in Africa proviamo, delle sensazioni particolari e straordinarie. Io ho realizzato sul posto questa canzone e l'ho realizzata con i ragazzi del posto. Con i bimbi? Sì, esatto. Abbiamo fatto questa canzone e cosa è successo? L'abbiamo data in tutti i villaggi della zona e i turisti che ascoltavano questa canzone dedicata appunto l'hanno acquistata. Per ricordo, l'acquistavano stampando dei dischettini con un computer e davano un'offerta per questa canzone e abbiamo raccolto una cifra e l'abbiamo data a un orfanotrofio. Beh, dai. Che bello, bellissima iniziativa. Voglio tenerla a battesimo qui perché non l'ho mai fatta da nessuna parte, ma figurati, grazie. È un piacere. Ne siamo onorati davvero. Ah, grazie, molto gentili. Ci sarà anche un video che ho realizzato. Per adesso i nostri ragazzi bravissimi. Sono bravissimi. Si chiama la canzone? In Africa. In Africa, il grande Memo Remigi per i bimbi africani. Grazie. Jump.
guarda le stelle, se allunghi una mano potresti toccarle in Africa. C'è quel sapore di molto lontano, di cielo e di sole in Africa. Poi ti perderai nelle solitudini, quelle viste mai. In Africa. Jumbo, Jumbo, Jumbo. Quanti misteri di vite passate, di vite vissute in Africa. Tristi sorrisi appoggiati sui denti ed occhi sognanti in Africa. Se li capirai quei silenzi magici, se ascolterai, ti ritroverai in Africa. Penso a Milano, non voglio tornare, ma voglio restare in Africa. Tutti i problemi di un mondo cambiato, di gente sbagliata e inutile. Portava 150 pendolari. Sono più gli omicidi in famiglia di quelli commessi dalla criminalità organizzata, lo sconvolgente dato emerge da un rapporto dell'EFRES. Vivere in un mondo dove non c'è più rispetto per niente, per nessuno, dove per essere qualcuno devi essere un delinquente, un diverso, un trasgressivo, comunque fuori da ogni regola. Guardo le stelle, se allungo una mano, io posso toccarle in Africa. Grazie. Andalo, dove la vacanza è un'arte. Immersa nelle Dolomiti del Brenta, Andalo è una delle comunità turistiche più conosciute in Europa grazie alla qualità del suo turismo. Goditi le vacanze scegliendo ogni giorno tra sport, natura, storia e cultura. Andalo ti aspetta con le sue piste e i suoi impianti di risalita nel cuore della città. Vivi Andalo scegliendo tra le tante attività e servizi. Piscina, beauty, sauna, solarium, body fit, palaghiaccio, sala giochi, cinema e tanto altro ancora. E non ti scordare di richiedere la card Andalo Vacanze per usufruire dei tanti sconti e servizi gratuiti. www.andalovacanze.it. Fly me to the moon, let me play among the stars. Let me see what spring
like on Jupiter Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with sun. Let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, in other words, I love you. Senti, grazie. Tu hai un nome quasi, è un nome impossibile, ma come, perché hai scelto Tend. Questo brano? Sì, io Tend. Yun Tade, ma che nome è? Cioè? Sì, è un po' strano, perché in realtà è l'unione di un soprannome di famiglia con ma la congiunzione. Ma tu come ti chiami? End. Come ti chiami? Davide Luigi Longo. E chiamati Davide Luigi Longo? È troppo lungo. Ma no, Davide Longo. Che Davide... Luigi lo Luigi. Mi piace cantare in inglese. Ho capito, ma l'Italia. Ci regali tanto romanticismo. L'Italia. Sono un sentimentalone, lo ammetto. Adesso ragazzi dobbiamo conoscere un grande maestro. Pensate, ha vinto il Leone d'Oro nel 91 a Venezia per alcune sue scenografie. È architetto, scenografo, stilista, pittore. Organizza grandi eventi in tutto il mondo, cercando di riciclare anche. Andiamo a conoscerlo. Lui è il grande Gino Rodella. Eccolo qua, tu ricicli tutto, eh? Sì, riciclo tutto. Tipo, fammi un esempio. E questo, per esempio... Il catrame, amianto, no, dai, scherzo. Catrame, magari il catrame per i capelli. Sì, non guardate me, ma per esempio per Vittoria, che è bellissima. Ah, Vittoria, complimenti, è la sua modella. È una modella. Mi sembra, dico no, solo che me l'hai svestita, Svestita, però adesso la vesto con del puro cellophane che usano gli imbianchini per colorare le case. E voglio trasformarlo in una principessa post-atomica. Oddio, va bene. Ok, allora vai maestro. Pensate, Leone d'Oro a Venezia. Bravo, bravo, bravo maestro. Oh, voi avete una storia, cari ragazzi, che ha dell'incredibile, no? Io ho letto, grazie alla signorina Lanzetti che mi ha procurato, Mauro e Umberto Zanarini. Siete gemelli, si vede chiaramente. Ti dovresti mettere gli occhiali. Allora... Tolgo io. Ecco, ok, siete gemelli. Siete sposati sì, con sì. Due gemelle? No. Le avete conosciuti insieme? No, uno l'ha fatta conoscere all'altro? No. Qualche vabbè. Ragazza. Tempo qualche fa, ragazza. Ancora. Allora, voi siete in pensione? Sì. Beh, siete giovanissimi, però avete lavorato per tanti anni nel carcere, quindi loro sono stati in carcere. Adesso il carcere nel senso che avete fatto le guardie... Sì, polizia penitenziaria. Polizia penitenziaria. Giusto. E sempre insieme, vi siete anche diplomati insieme? Sì, siamo diplomati, maestri, e poi ho iniziato la carriera nell'83 e 35 anni sì, di galera, sempre assieme, tranne un anno in cui da Padova io sono venuto a Rovigo, dove abitiamo. Ma uno dava gli esami per l'altro? No, però una volta... mi hanno interrogato a scuola, dico, cos'è, non è che ti prepari sempre. Il giorno dopo mi chiamano ancora, porca miseria, ho detto che
Perché ha messo il voto a lui e io ero senza voto e quindi non è sempre così carino. Senti, e voi avete conosciuto in carcere, insomma, qui anche... un po' di personaggi. Personaggi sì. Che devono stare in carcere, devono perché noi a volte c'è troppo buonismo. Avete conosciuto anche Totò Riina. Anche, anche. Sì, difatti è stato un periodo un po' particolare quello... Se erano anni un po' bui, diciamo, quindi non è sempre stato semplice gestire queste diciamo, personalità all'interno dell'istituto penitenziario. E hanno avuto un enorme risalto in quei tempi con la strage di Capaci, poi insomma... Ma lui è veramente il diavolo? No, lui sinceramente, quando noi si pensa, lo vedi per TV, è una cosa un po' così, deforma un po' la realtà. Negli istituti non è che diventano tutti mansueti, però si conformano poi la situazione. Attenzione, perché i mafiosi sembrano persone normali, molto tranquille. Alla fine queste persone vengono gestite forse meglio che il tossico, tra virgolette, che abbiamo, perché sono persone che rispettano, hai capito, le regole, sanno come stare in istituto. Loro vivono, loro vivono delle regole malavitose. Paradossalmente però. O fanno cose eclatanti oppure stanno lì buoni come... Ma guardandoli come negli occhi non avete notato qualcosa di diabolico? Cioè uno che fa delle cose come... Cioè chi uccide un bambino nell'acido è il diavolo. Ma riescono bene a confondere. Confondono. Tanto. Perché oltre a lui abbiamo avuto tutte le tipologie di brigatisti, rossi, neri, a Torino ad esempio. Addirittura chi... Anche la banda Cavallaro. Banda Cavallaro, sì, hai voglia. Torino le nuove è stata una scuola di vita molto importante perché avevamo 21 anni, eravamo due sottufficiali giovani, quindi avevi a gestire, oltre a un numero di agenti importante, anche, ripeto, queste aree omogenee con prima linea, BR, pentiti. Felice Maniero. Felice Maniero a Padova, chiaramente, alla reclusione, due palazzi. Poco prima che poi succedesse Io vorrei capire una cosa, fra i mafiosi che devono fare l'ergastolo, insomma c'è stato un certo punto, ma possiamo dare... No, l'ergastolo, chiuso. Sì. Fra i mafiosi e diciamo i criminali comuni, c'è differenza? Tanta differenza. Qual è la differenza? Tantissimo. Cioè, a parte vengono trattati anche in modo diverso, anche dalla direzione, dal ministero, è così perché... E questi personaggi, se capita un qualcosa che... Questi criminali, che non va bene, criminali, sì, sì. Che uno dice butta via la chiave, apro nemmeno il capitolo in questi giorni, che qua sarebbe da buttare via la chiave per tutti i fatti che succedono, certo, lo sappiamo tutti bene. Tutti i giorni, poi purtroppo. Noi, ci troviamo a gestire questi personaggi e non puoi far, nel senso, puoi far nulla. Rispetto, io faccio il mio lavoro, loro stanno dentro, però ti viene veramente anche rabbia, però devi lasciarla fuori, come devi lasciare fuori tutti i tuoi sentimenti, tutto il resto a casa. Certo che il Ministero, quando vede qualcuno di questa risonanza anche mediatica, devi stare attento quando lavori con questi. Se capita qualcosa al comune, se ne accorge nessuno. I famosi colletti bianchi, diciamo, sono più, tra virgolette, rispettati che altre persone. Sì. Ah, quindi voi dite i politici, i politici. Quelli è più facile, quindi non è come persone vengono più... seguite, valorizzate. Ma voi, e non è neanche giusto. Poi, voi siete per costruire altri carceri oppure di trovare, cioè, Italia, cioè, per esempio, adesso voglio dire, chi delinque in Italia, dicono, ma in Italia è una pacchia, mi beccano oggi, domani realtà, sono fuori. Noi abbiamo avuto altre realtà, che abbiamo avuto l'esperienza di fare dei viaggi per lavoro, abbiamo visto realtà in Irlanda, in Germania, in Spagna, anche in Russia, lui è in stato. Russia, io sono stato anche a Riga. Riga. La Spagna, ad esempio, c'erano le piscine per i detenuti. A Riga sono entrato solo io, eravamo una delegazione di 20 persone, tra cui la scuola, e solo io con la divisa mi hanno fatto entrare dentro le sezioni dell'istituto. È triste lì, c'è il comandante di questo istituto, ma guardato, fa impressione solo a guardarlo. Ecco, ma voi siete per costruire altre carceri? No, ci sono diciamo le due città, no? E il messaggio deve essere questo, non c'è una città del carcere e la città dell'esterno. È importante, è fondamentale per le persone... Unire, far sì che la città fuori, diciamo, le persone che hanno una vita comune devono essere associate, valorizzate ad entrare in sintonia, in simbiosi con la città carcere. Noi non siamo esclusi, dobbiamo unire, dobbiamo chiudere e far sì che questo passaggio di un istituto chiuso venga aperto alle persone. Col lavoro
devi riuscire a dare sì, possibilità di un inserimento. Non con noi Torino. Siamo per la pena certa, vabbè. Quello sì. Il problema. Ecco, la pena, per la pena certa, perché questa è una... Le leggi. Esatto, dobbiamo subire certe leggi, allora, perché ogni anno, uno deve entrare lì e deve farsi esatto. Quella galera. Come ogni si anno tutti scontano 3 mesi, appunto, quindi sono già 90 giorni, no, cioè, no, quindi sono già 9 mesi. Cioè, poi dopo 5 anni. 90 giorni di sconti, ogni 3 mesi di sconti, che alla fine dei 20 anni fanno 3-4 anni in meno. Cioè, uno quando sentiamo dire fanno 30 anni, fanno 20, non esiste, ne fanno intanto la metà, e di quella metà togli l'altra metà, perché poi vanno in semilibertà, in affidamento a prova sociale. Ma quando escono, sociale, delinquono ancora? La maggior parte. C'è una recidiva, diciamo, alta. Perché? Perché non c'è proprio in Italia, siamo ancora... Ah sì sì, il lavoro, diciamo. C'è lavoro. Proprio l'obiettivo delle istituzioni è quello di creare che lavoro. Fanno? In Germania c'erano 600 detenuti dentro, 598 lavoravano nei capannoni, facevano delle cose anche per le E alla fine 2 persone erano dentro perché erano solo, diciamo, ammalate. Da noi c'è una percentuale bassissima che lavora. Quindi il problema è quello, dare lavoro alle persone all'interno per far sì che stiano bene dentro, non commettono reati dentro, sono occupati, e poi una volta che sono al di fuori di questa città chiusa, tra virgolette, hanno la possibilità anche di avere un lavoro fuori. Ci sono tanti istituti grossi, però, Milano Bollate, Padova, abbiamo delle realtà importanti, come delle cooperative importanti, ma istituti anche piccolini non c'è questa, quello è il problema del lavoro che deve essere dato e dare maggiore sviluppo, maggiore importanza. Francesco, ascolta, io conosco delle persone, dei genitori che hanno cresciuto i loro bimbi con molto amore, due fratelli, sì. Uno delinque e l'altro è un professore universitario, quindi sono le amicizie che a volte ti portano... Beh, le esperienze fanno tantissimo, le esperienze e il modo in cui noi le introiettiamo, cioè il modo in cui noi gli diamo significato a queste esperienze. Chiaramente ci sono dei disagi, dei dolori, che non vengono espressi in maniera chiara, Daniele. Anche 2 genitori che sembrano amorevoli, o lo sono realmente, nel senso di dare ai propri figli quello che loro chiedono, magari non riescono a rendersi conto che non sanno ascoltare. Ecco, una delle cose importanti, secondo me, la rieducazione in carcere dovrebbe partire dall'educazione all'empatia. Cioè, l'espiazione della pena deve significare renderti conto che col tuo comportamento tu hai ferito un'altra persona. Noi molto spesso questo non lo vediamo. Per noi è tutto facile e scontato. Non capiamo il grado di sofferenza che l'altro sta provando per causa nostra. Ecco, 2 genitori amorevoli possono non sentire il dolore silenzioso di un figlio, il quale troverà 1000 modi per esprimersi. Attraverso le dipendenze da sostanze, attraverso il comportamento di devianza, attraverso una malattia. Quindi anche i genitori andrebbero, a mio modestissimo avviso, aiutati a comprendere la comunicazione silenziosa del dolore dei propri figli, a qualunque età. Patrizia, è una bella responsabilità. No, infatti io volevo fare una domanda. Se i social media, social network in generale, hanno aggravato comunque questa situazione, questa emarginazione anche dei figli, o comunque anche, parlando di coppie, le separazioni di coppie. Sì. Sicuramente hanno contribuito a rendere più fragile quello che era il mondo personale e sociale che noi vivevamo prima che ci fossero. La tecnologia è straordinaria, però va saputa utilizzare nel modo migliore. I social sembra che ci diano la libertà di essere di tutti, in realtà molto spesso ci isolano, in realtà molto spesso creano intorno a noi delle fantasie di onnipotenza, perché io attraverso il social posso arrivare dovunque, dunque se soffro col mio partner posso tranquillamente chattare di notte e di giorno con 1000 altre persone, e quindi mi sento importante per quella persona che attraverso WhatsApp o Facebook mi dà la buonanotte, e mi sento un dio, un re in quel momento. Ecco il danno che il social può provocare. Io ragazzina che attraverso i social riesco a sentirmi una diva, bypassando quello che è il mio canale naturale, cioè il mio micromondo fatto di piccole cose, di piccoli gesti. Io nel social ingigantisco tutto, faccio le foto, le trasformo con i vari Photoshop, divento una dea. In questo senso comincio a smarrire me stessa e rendo fragile tutto quello che sto vivendo e che prima sarebbe invece potuto essere molto 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 più forte. Grazie a Francesco Attorre, grande grandissimo medico, un grazie di cuore a Patrizia, futura mamma, Miss grazie. Mamma, Patrizia Lovato, imprenditrice veneta, una bellissima donna che poi ha fatto anche questa esperienza in America, e grazie anche ai gemelli grazie diversi, gemelli uguali, questa esperienza in carcere. Maestro Gino, noi siamo in chiusura, eventualmente la invitiamo anche la prossima settimana,
perché mi sa che qui i tempi sono molto lunghi. Intanto, intanto mi ha fatto una gonna da principessa e quindi mi manca la corona e posso andare in giro per Andalo, per la neve. È perfetto, io ringrazio corona, l'abbiamo. Gino e poi ci insegna una cosa, che anche se non abbiamo niente da metterci, basta un po' di cellofan. Un applauso al grande Gino, siamo in chiusura, eccoli qua, la grande orchestra, noi ci vedremo la prossima settimana, un grazie a Francesco Dardari, un grazie a Thomas Tassinari, Maria Teresa Lanzetti, Angela, Angela e Rita, e adesso a questo punto ci siete voi. Si va? Vai! Messo romagnol, dat chi si te fior, messo romagnol, dat chi si te fior. Messo romagnol, dat chi si te fior, messo romagnol, dat chi si te fior. Messo romagnol, dat chi si te fior, messo romagnol, dat chi si te fior. Sono figlio della mia terra, vengo dall'Africa, fratello della fame e mia sorella della povertà. E sono sbarcato in Italia perché mi ha detto che qua non ci sono padroni, qui si può sognare. So di chi sei figlio, chi sei mio fratello. Balla riballa riballa, che il mondo è bello. Entra in casa mia, qui c'è il vino buono. Balla riballa riballa, fino al mattino. Hey! Messo romagnol, tel chi si te fior. Messo romagnol, tel chi si te fior. Son figlio della guerra, vengo da quella sponda dove c'è odio, miseria e il pianto abbonda. Attraversando il mare che porta alla libertà, viaggiando per la vita finché speranza ci sarà. Non so di chi sei il figlio, ma sei mio fratello. Balla riballa riballa, che il mondo è bello. Entra in casa mia, qui c'è il vino buono. Balla riballa riballa, fino al mattino. Profughi, esuli, rifugiati, clandestini, uomini. Ognuno con la sua storia, i suoi sogni, le sue paure. Viaggiano frontiere lasciandosi alle spalle un mondo che non esiste più. Alla ricerca di un mondo nuovo. Messo romagnol, tet chi si te fior. Messo romagnol, tet chi si te fior. Non so di chi sei figlio, ma sei mio fratello. Balla riballa riballa, che il mondo è bello. Entra in casa mia, qui c'è il vino buono. Balla riballa riballa, fino al mattino. Non so di chi sei figlio, ma sei mio fratello. Balla riballa riballa, che il mondo è bello. Entra in casa mia, qui c'è il vino buono. Balla riballa riballa, fino al mattino. Balla riballa riballa. Balla riballa riballa. Questo programma è stato presentato da Villaggio Rashada, Castelsardo, Fondazione Mission Bambini, Ditutto.it, GenWeb Agency, Sasso Marconi, Rockattle Music Sound Studio.